creazione a Bologna dello sportello sociale si inserisce in un contesto molto più ampio, dato dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale in materia. E l'obiettivo ovviamente è quello di costituire un punto unico di informazione, orientamento e accesso ai servizi sociali. È un luogo di accoglienza e di ascolto del cittadino per tutte le problematiche di tipo sociale, per tutte le fasce d'età. È un luogo di facile accesso per il cittadino ed è vicino al cittadino, quindi appunto questo decentramento da questo punto di vista ha dato un servizio importante. I modelli nella regione, già fermandosi alla regione Emilia Romagna, sono diversificati, assolutamente, non solo dal punto di vista organizzativo, ma proprio anche dal punto di vista delle funzioni, in quanto ad esempio moltissimi sportelli sociali, anche tutta l'attività, diciamo, di accesso ai servizi per l'infanzia, educativi, scolastici, eccetera, è gestito dagli sportelli sociali. Su questo c'è un attento punto di monitoraggio da parte della Regione Emilia-Romagna, proprio perché, come dire, ingloba in qualche modo questa diversità dei modelli e delle scelte organizzative in un modello complessivo che sostanzialmente riconosce poi alcune funzioni di base, quella di orientamento, informazione di orientamento e di accesso a servizi. Il Comune di Bologna ha fatto una scelta di un certo tipo. In altre città, ad esempio io venivo dal Comune di Roma, e lo sportello sociale l'ha organizzato in un modo diverso. Il Comune di Bologna ha scelto di aprire gli sportelli sociali con l'accesso al cittadino attraverso le figure professionali di amministrativi, con un referente di sportello assistente sociale che in qualche modo è il coordinatore del servizio e interviene quando ci sono situazioni in cui è importante che intervenga un assistente sociale. Questi sono i dati dello sportello, diciamo, nell'anno 2010. Noi abbiamo avuto un totale di 20.992 accessi, registrando un incremento rispetto agli accessi del 2009, il che significa che lo sportello sta iniziando a entrare nella logica delle persone, insomma, un aumento del 2,5%, che comunque è incoraggiante. E alcuni quartieri crescono sensibilmente nel ricevere l'utenza, per esempio il quartiere Savena ha avuto un 20,25% di incremento rispetto all'anno 2009. Il target, l'accesso per target vede più persone anziane, ma perché sono quelle più abituate anche a rapportarsi con il quartiere, per cui gli anziani rappresentano il 42,6% delle persone che riceviamo, famiglie con minori il 28,7%, gli adulti il 26,3% e poi c'è una quota disabili del 2%. Un luogo che prima non esisteva per tutta una fascia di popolazione, penso in particolare a quella legata del disagio adulto, diciamo. Ovviamente prima c'erano punti specialistici per il disagio più estremo che non rispondevano appunto a una popolazione in questa fascia d'età così larga. Quindi sostanzialmente su questo aspetto c'è stato un incremento della capacità di ascolto e di lettura del bisogno sostanzialmente. Quello che è stato lasciato un pochino di più in seconda battuta dal punto di vista cronologico è stata invece la creazione di una rete con il privato sociale. Prima la collaborazione probabilmente era sulla rete dei servizi e la creazione dello sportello sociale non ha immediatamente creato la rete con il privato sociale anche sulle capacità di ascolto, di informazione e di orientamento. È una cosa che è avvenuta, sta avvenendo adesso nel tempo. Sito e newsletter sono per noi due strumenti molto importanti e molto innovativi. Il sito, che noi chiamiamo portale di servizio sociale, consente già di raggiungere un'ampia gamma di informazioni sulla rete dei servizi esistenti. L'utente, perché abbiamo comunque visite anche da altre città, si iscrive alla nostra newsletter, per ora ne abbiamo inviate 4 a 1358 persone. Poi c'è anche un'altra newsletter sulla disabilità che raggiunge in questo momento 1644 persone. Nelle newsletter si trovano una serie di spunti anche interessanti, storie narrate, materiale bibliografico,